I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marsala, unitamente a personale del commissariato della Polizia di Stato marsalese, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un pregiudicato nigeriano di 24 anni, presunto autore negli ultimi mesi di numerosi episodi come aggressioni, molestie e furti. I militari dell'arma in servizio di perlustrazione notturna sono stati allertati intorno alle 4 del mattino da una guardia particolare giurata che durante l'ispezione ha notato delle anomalie presso un'attività commerciale in via Mazzara. Sul posto si constatava la forzatura della porta d'ingresso dell'attività e alcuni capi di abbigliamento per terra. Cinturata la zona con l'ausilio di personale giunto in supporto, il nigeriano è stato bloccato con al seguito ancora la refurtiva poco prima asportata. Le borse, le t-shirt e le scarpe recuperate sono state restituite al legittimo proprietario, mentre per il 24enne si sono aperte le porte del carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria a seguito dell'udienza di convalida.